Stamattina l'avventura sarà ripetere la fantastica alba di Michele, la famosa fantastica alba di Michele. Sono rimbambito, io e Trombetta siamo già operativi, Fabio e Simone come al solito Vi amo. sono... Grandi ragazzi, grandi, grandissimi, bravi. Fai un saluto ai nostri follower. Grande pirata, grandissimo. Bene, vediamo cosa ne viene fuori. Ciao, Valentino. Venendo a noi, prendiamo la vela e andiamo a infradiciarci nel mattino, nell'umidità del mattino. Siamo quasi pronti, eh? Sarà divertente, qualcosa da ricordare. Sta già salutando, maledizione, siamo in ritardo di qualche minuto, ma non è un problema. Siamo già quasi pronti. Ed eccoci, il vero. Io sono già decollato per rispettare gli ottenori di Matteo. Sicuramente sarà l'ultimo dei romantici. Signori, questa è l'alba del pirata, dedicata al selvaggio. E purtroppo non è potuto essere qui con noi oggi perché sta vivendo un'avventura in un altro posto, molto lontano, non voglio spoilerare. Salutiamo Ale. Svegliarmi così presto al mattino non mi fa per niente bene, se questa è la sensazione, beh, avanti, un momento da ricordare, una giornata di quelle da non dimenticare. Baciati dal primo sole. A godersi per primi le luci dell'alba che baciano questa fantastica terra, questi colli eterni, queste montagne immorabili. Ed eccoli qua. Andrea che si sta preparando al decollo, facciamo una virata ovviamente senza freni, perché ricordiamoci sempre che il parapendio è una questione di pesi, quindi come potete vedere, caricando bene nella giusta direzione, tieni una virata abbastanza efficace, soprattutto in una condizione come questa mattina, di calma. Ditemi voi se non è spettacolare questo. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma che... Ma questo è noi, com'è? È fantastico, ecco com'è, è fantastico. Salutiamo Andrea, qui sotto. Uno spettacolo, bello da vedere, bello da fare. Siamo qua, siamo fatti tutto il lungomare fino a Civitanova. Salutando tutti i pescatori e tutte le persone che incontravamo, e tutte le abbiamo trovato un tavolo di
leggero rammarico per la mancanza di VAR, ma il cuore pieno di soddisfazione per quest'alba memorabile. E la squadra, la cerca del Tirata, potete vedere qui, riprendiamo la strada verso la superficie e andiamo a farci fare la colazione da Fabio. Eccoci qua, il buon Fabietto pronto a rifocillarci, perché dopo quest'oretta a vedere un'alba, come direbbe Simone, un'alba milanese, un pelino tardiva, però sani e salvi, rientrati affamati come lupi. Però grande il nostro Andrea che non riusciva a essere in comunicazione, non riusciva a trasmettere nulla, ma ha sempre capito tutto e ci ha seguito anche fino in fondo all'inferno, cazzo. Bello.